Innanzitutto grazie a tutti e soprattutto un ringraziamento al, al gruppo di progetto con cui abbiamo concepito e, e messo in piedi tutto questo ciclo di, di seminari. E un grazie speciale a tutti i relatori che eh, con grande carità intellettuale si mettono a disposizione per, per poter fare questa, questa opera di informazione. E formazione che principalmente ha come eh, obiettivo i genitori e le famiglie e soprattutto eh, poi i ragazzi, perché la speranza è lavorando prima sulle famiglie, poi arrivare a un gruppo di ragazzi con un peer-to-peer -peer che ci consenta eh, di poter. Eh, attivare un, un circuito virtuoso sia con la scuola sia con le famiglie sia con tutto ciò che è il, il terzo settore tutte, tutte le, le associazioni che ci consentano quindi di poter fare un lavoro importante per salvaguardare i ragazzi su tutto quello che è la media education anche perché ci arrivano da più parti segnali importanti di un'emergenza educativa che nasce principalmente secondo me dalle famiglie e poi ovviamente ricade eh, su, su quello che sono eh, i ragazzi. Eh, a livello di indicazioni chiedo di chiudere i microfoni a chi non... Eh, in quel momento non debba parlare o non debba intervenire visto che, che registriamo per non avere rumori di fondo, e in generale fare delle domande. Se ci sono, mettiamole in chat nella chat di Zoom in maniera tale che così eh, sono a disposizione di tutti e poi le, le riprendiamo noi come, eh, come regia. Praticamente le rimettiamo. Insomma, si stanno progressivamente commettendo un po' di, di persone e quindi siamo, siamo a posto diciamo che tra cinque minuti inizia il tempo quindi poi do la, la parola a Gianfranco che farà da Gianfranco Noferi che farà da moderatore a tutta la, la tornata del, della tavola rotonda quindi ancora grazie a tutti sia ai relatori sia a chi ovviamente ci sta seguendo e ci seguirà comunque la registrazione di, di quello che che verrà detto verrà poi rielaborata e messa sul canale youtube del forum e con il link sul sul sito del forum e poi ovviamente tutti quelli che vorranno eh, ricondividerla sarà sicuramente un onore in maniera che così avremo un po' più di diffusione, sarà eh, proprio l'obiettivo quello di metterla a disposizione delle persone. Buonasera, grazie, grazie per la parola. E io farò una breve introduzione sulle fake news anche come definizioni, poi vi chiederò di giocare con me. Quindi prendere in mano uh, la situazione con il vostro cellulare perché le fake news fanno parte della nostra vita quotidiana quindi è importante sapere come eh, influiscono sulla nostra vita e allora per partire con la la mia presentazione diamo un, una definizione no? Cosa sono le fake news, almeno come le intendo io, quelle eh, notizie comunicate al pubblico, alla massa, che hanno una bassa facticity e sono state create appositamente per forviare i destinatari. Ora, eh, come eh, hanno detto prima, io lavoro nel campo della salute, quindi eh, ho a che fare con studenti di scienze dell'alimentazione e della nutrizione, eh, di medicina e di infermeristica e sappiamo quanto queste possono quanto le fake news possano influire anche sulla vita degli italiani. Però non sono mai state eh, cioè non è un mh, le fake news non sono un fenomeno molto recente, anzi, sono sempre esistite. Pensate che eh, quello che state vedendo ora nello schermo è andato in onda sulla BBC nel 1957. Quindi pensate quanti anni fa. È un video in cui si fa vedere un albero di spaghetti. Questo, uh, in questo video del 57 veniva narrata come la storia dell'albero degli spaghetti. Quindi dalla, da come si pianta alla fioritura, alla raccolta degli spaghetti e a come si possono mettere a essiccare, vedete dietro, in modo che poi possano essere mangiati. E questo che è effettivamente è andato in onda nel 57 eh, fu seguito da una serie di telefonate alla sede della BBC in cui gli inglesi chiedevano come poter coltivare a loro volta degli alberi di spaghetti e la BBC ha risposto a tutti dicendo di mettere uno spaghetto dentro un barattolo di vetro con un po' di passata di pomodoro. Ora questa uh, trovata della BBC fu, andò in onda il primo aprile, quindi fu uno scherzo, non possiamo definirla come fake news, mh? anche se ci fa capire come mai eh, il fenomeno di eh, attirare l'attenzione anche tramite notizie non vere abbia comunque un, un effetto su chi lo fa, su chi lo produce. Mm? Sappiate che negli anni 50 gli spaghetti erano non erano diffusi in tutta Europa, quindi sembrava un grande piatto esotico, non c'era eh, tutta la possibilità di accedere alle informazioni come oggi. Oggi basta aprire Internet, ma siamo sicuri che basta aprire Internet. Avere informazioni? Eh, non lo so mica, eh. Nel 98, su USA Today, apparve questa immagine, questa pubblicità, cioè Burger King introdusse il primo panino per Mancini. Quindi tutti gli ingredienti di questo panino erano perfettamente ruotati di 180 gradi. Ora, questo, questo panino, così come proclamato dalla Burger King in, nel, era la domenica di Pasqua del 98 ha portato un sacco tantissime persone a andare al Burger King e a chiedere questo panino per mancini perfettamente ruotato di 180 gradi. beh sappiate che anche questo era un primo aprile ma attenzione anche questo non è una fake news anche questo era una campagna pubblicitaria ben riuscita quello che dobbiamo sapere a questo punto è che eh, la mappa non è il territorio, molte eh, le persone che lavorano nel campo della comunicazione eh, conoscono questo assunto della comunicazione, per cui per quanto un'immagine, anche se veritiera, va sempre considerata in un contesto più ampio. Immaginate questo, immaginiamo che noi di una storia, per esempio il territorio verde, guardiamo da un'angolatura che proietta un'ombra sul muro. E eh noi potremmo dire, stiamo guardando il territorio, quindi quella mappa sul muro è come stanno le cose. Ma attenzione, perché se noi ci poniamo a guardare lo stesso episodio, lo stesso accadimento da un altro punto di vista, l'ombra sul muro sarà ben diversa. E questo chi lavora nel campo del giornalismo lo sa bene, ma non lo sa invece il pubblico. Perché se noi facciamo vedere un'immagine di questo tipo e poi la facciamo vedere da un altro punto di vista è ben diverso l'effetto che si ha nella mente, non sento niente. Nella mente di chi eh, ascolta e guarda queste immagini, così come le immagini di convegni, immagini di manifestazioni. Le immagini impattano moltissimo nel creare le credenze popolari e contribuiscono a diffonderle. Prima abbiamo parlato eh, dei vaccini, io non, non affronterò questo tema, però... È così che si diffondono le credenze popolari e, e purtroppo eh, tramite quelle che si chiamano camere dell'eco influiscono sulla mente delle persone. Ora, tantissime sono le indagini che vengono fatte sulla, su, sulla diffusione delle fake news. No? Eh, qualcuno dice che nel 71% le persone vanno a verificare se è riportata su altri fonti. Non lo so, poca gente va a valutare l'effettiva eh, fonte di una notizia. Però dobbiamo anche dire che eh, fake news è un termine che, eh, sicuramente inglese, quindi possiamo tradurlo anche in italiano, ma eh, possiamo declinarlo in vari modi. Il, il primo modo di, per parlare di questo tipo di informazioni è proprio la disinformazione. Cioè, lo scopo della disinformazione è creare notizie false, una vera e propria fabbricazione di notizie create ad arte per disinformare. Però chi sta a casa, o gli studenti, le famiglie, eh, gli adolescenti, non sono tanto colpiti dalla disinformazione, ma mettono in atto la misinformazione. Cioè scrollo velocemente il mio cellulare, vado su Facebook, su TikTok o su Instagram, trovo una notizia che mi colpisce, la condivido, la piaccio. Ecco, in quel momento io sto facendo misinformazione. Molto diversa è dalla pubblicità ingannevole. Questa è disciplinata dal nostro codice civile. Quindi è tutt'altro discorso quello della pubblicità ingannevole. Parliamo di fake news in campi mass-mediatici come social. Le pubblicità invece sono soggette a dei veri e propri controlli di altro tipo e vengono anche sanzionati a livello economico. Ora è arrivato il momento di giocare con me. Quindi. Quello che ti chiedo di fare è metterti alla prova. Semplicemente io ti farò vedere delle immagini e tu risponderai sì o no tramite il tuo cellulare dicendo se secondo te quella che ti sto facendo vedere è una fake news oppure no. Quindi potete trovare il QR code qua nello schermo, lo potete inquadrare con il vostro cellulare oppure potete andare su VCLAP e inserire il codice MYPUA. Y non ti farà votare per ora. Eh? Quindi eh, devi solo accedere, poi attiverò le votazioni non appena eh, vedrò un po' di persone connesse, quindi ti do tempo quei comodi, 10-15 secondi per accedere a, a, a questo servizio. Ti prego di, di partecipare perché eh, farò con te quello che faccio un po' con i miei studenti. Quindi eh, con gli studenti del campus facciamo un corso sulle fake news, però dal punto di vista dell'alimentazione. E eh, quello che abbiamo scoperto è che, mentre a inizio corso quasi l'80% degli studenti cadeva molto facilmente nelle fake news, alla fine di un brevissimo corso, quindi pochissime lezioni, questa percentuale scendeva al 43%. Quindi, mettiamoci alla prova, che ne dici di giocare con me? Vediamo un po'. Allora. Se tu sei pronto, pronta, direi di iniziare. La prima cosa che ti chiedo di fare è di dirmi, scrivere se hai un profilo social. Allora, tendenzialmente i profili social dipendono dalle fasce d'età. Diciamo che i giovani intorno, i giovani, cioè, i giovani adulti, ecco, tra i 30 e i 50 anni, quasi 60 frequentano Facebook. Uh, I giovani universitari e adolescenti eh, utilizzano Instagram. Questa fascia si abbassa per i giovani adolescenti eh, su TikTok. Normalmente è, è una fuga rispetto ai genitori, quindi è normale che eh, per non sentirsi anche controllati eh, i ragazzi scelgano dei profili social diversi da quelli che utilizzano i propri genitori. Quindi. Attualmente vedo uh, che qualcuno ha Facebook, qualcuno Instagram, TikTok, Twitter, bene, Snapchat, benissimo. Poi, se guardate bene eh, questa immagine è interessante eh, la 9 e la 10, le risposte 9 e 10, eh, perché eh, noi occidentali siamo abituati a diffondere notizie, a parlare di informazioni, a condividere. Informazioni sui nostri social, ma in Asia non funziona così. Gli altri social eh, asiatici che raccolgono anche loro miliardi di persone, sono proprio diversi dai nostri e gira tutto un mondo di informazioni e di controinformazioni rispetto a quelle che, eh, eh, che a cui possiamo accedere noi occidentali. Eh, per esempio, e lo citerò soltanto senza entrare nel dettaglio: eh, quello che sta succedendo in Russia, tra la Russia e l'Ucraina. È trattato in modo molto diverso su quei social e allora scoperti un po' i vostri profili social quello che ti chiedo è secondo te l'ananas brucia i grassi ai 10 secondi è eh? il tempo è prezioso perché noi scrolliamo il cellulare e le notizie ci passano davanti benissimo eh, adesso continueremo con altre tre immagini però è importante il tempo perché quando tu scrolli il tuo cellulare non ti fermi a pensare, ma a colpo d'occhio il tuo cervello inconsciamente dà una valutazione a quello che sta vedendo. Quindi, la prima, qualcuno dice no, beh, il 75%, anche se solo tre dei partecipanti ha detto no. La banana è il frutto con il più alto contenuto di potassio? Dopo che eh, scegliete la risposta, dovete spingere in via in, sul vostro cellulare, altrimenti non ve la prende. Eh? Bene. Beh, la maggior parte di voi ha detto sì vediamo ancora questa è l'ultima di questa prima sessione è meglio lo zucchero di canna o lo zucchero bianco questa è un'altra diatriba da bar eh? benissimo ok allora vediamo vediamo eh? voi avete risposto ma come avrete risposto allora quello l'ananas brucia i grassi è stata la più discussa fra voi eh, beh, eh, non è né una fake news né una notizia vera, perché l'unica cosa che, tra virgolette, aiuta, eh, favorisce la digestione delle proteine è il gambo dell'ananas, quello che tutti noi, quello duro che sta al centro, è quelli che generalmente eh, buttiamo quando sbucciamo un ananas. La banana non è il frutto con il, con il maggior apporto di potassio, ma l'avocado, per esempio, il kiwi. Eh? Sono certamente i frutti con maggiore concentrazione di potassio. Eh, lo zucchero bianco e lo zucchero di canna. Beh, eh, questo spesso è scelto dai miei studenti come eh, processo alla notizia, cioè loro si mettono a analizzare a livello scientifico eh, quello che viene diffuso eh, su internet, ma la differenza è così scarsamente percepibile che sono considerati allo stesso, allo stesso, alla stessa stregua. Ora, che cos'è, e andiamo verso la conclusione di questa mia parte dell'intervento, che cos'è che contribuisce a influenzare i lettori? Ah, prima di tutto, il sovraccarico di informazioni. Tutti noi ogni giorno abbiamo a portata di, di mano il nostro cellulare e tutti i minuti sono le informazioni che ci raggiungono sul nostro cellulare. In passato dovevamo noi andare a cercare le informazioni, per esempio, su un giornale, su una rivista dovevamo accendere la radio, dovevamo accendere la tv e aspettare il telegiornale. Oggi no. Oggi sono le informazioni che ci rincorrono quotidianamente e quindi siamo in perenne sovraccarico. E questo porta anche a una limitata capacità di attenzione, perché sto guardando il cellulare mentre eh, faccio un'altra attività. E infine, più è emotivo il contenuto, di quello che stiamo guardando e più crediamo che sia importante quindi alla base delle fabbricazioni delle notizie false delle fake news così come della disinformazione c'è la volontà di condizionare la volontà altrui titoli forti immagini forti video infografiche più una cosa ci colpisce più è costruita in questo modo e più è probabile che sia una fake news non entro in merito alle dip perché eh, i video sono un tema ancora più eh, importante e difficile attualmente da gestire. Però pensate a questa: questa immagine è andata tantissimo tempo fa per influenzare la popolazione eh, italiana durante un periodo in cui l'immigrazione era il tema caldo di quel periodo. Quindi il meme, che è finito su tutti i social, era questo di questo signore. Con associata alla scritta, gli diamo 35 euro al giorno per stare seduto a godersi il sole leggendo il giornale, condividi se sei indignato. Questa è la call to action per creare misinformazione. Quindi, le persone che scrollano velocemente il cellulare leggono questa notizia, dicono: Oh, ma quello, quello, guarda, questo chi è. Nessuno, cioè, poche persone con uno spirito critico notano che questo è un grande attore. È un attore hollywoodiano famosissimo, però velocemente e eh, con un altro impatto emotivo, perché in quel periodo si parlava tanto di immigrazione, ha, ha generato una forte misinformazione, cioè appunto condivisione di eh, informazioni sbagliate. Lo stesso è avvenuto con quest'altro quest meme e con questo chiudo la prima parte della mia presentazione. Eh, lui percepisce ogni giorno 95 euro dallo Stato italiano. Guardate come va vestito elegante, Co che vergogna, condividi se sei d'accordo. E attenzione, siccome eh, può sembrare, dice no, ma com'è possibile che ci sia gente che crede a queste cose? Vi assicuro che c'è. E infatti qualcuno dice che questo è Nelson Mandela, <ride> neanche scritto bene. Eh. Quindi la, mh, le fake news eh, hanno un appiglio sulle persone, guardate bene. Noi potremmo credere, eh, ma questo è troppo plateale. Figurati se c'è qualcuno che ci crede. Sì, signori, c'è qualcuno che ci crede. Pensate che solo il 28% degli italiani consulta siti web per cercare informazioni sulla. Adesso con la pandemia è tutto cambiato. eh Il 17% consulta i siti generici come MyPersonal Trainer, Google, Green Me. Solo il 6% va su siti istituzionali. Ora. Eh, ecco questa qua eh, ce, chiudo con questo anche se eh, ci sta bene dopo quando parleremo di come fare a evitare le fake news beh eh, il mondo soprattutto quello della salute sa che impatto hanno le informazioni prese su internet quindi tu, tutti diciamo eh, gli esperti della salute hanno cercato di contrastare il diffondersi dei free, delle fake news c'è il sito dottore ma è vero che eh, tenuto dalla FNOMCEO eh, l'iss salute l'istituto superiore di sanità ha creato una parte del loro sito dedicato ai falsi miti e le bufale poi ci sono anche dei siti proprio per eh, eh, valutare la facticity come bufale.net però vi assicuro che chi sta in una camera dell'eco non va a cercare le informazioni che gli servono questo è il vero problema rimane della sua personale idea e e non trova un sistema per eh, cercare la controinformazione. Quindi permette l'ingresso nel uh, uh, nella sua rete informativa solo di informazioni che eh, mh, confermano le proprie credenze. E poi dopo, eh, adesso lascio la parola agli altri oratori, ma proseguiremo con un altro gioco e eh, con altre piccole informazioni sulle tecniche. Grazie. Eh, io, benissimo, io ringrazio la professore Pensieri perché intanto abbiamo iniziato subito con un gioco che quindi ci aiuta molto a entrare in una, in una condizione un pochino più come dire, tenue e meno seriosa, però è stra, come al solito è assoluto, estremamente interessante e significativo quello che, che ne, ne deriva.